all'ingresso perché mi ha detto che non viene per vendere i libri. È l'emozione. Enrico Manzina in veste di scrittore, La sera a Roma, è un romanzo che presenta una Roma particolare, una Roma decadente, così? Ma non è che presenta una Roma decadente, presenta Roma, perché è un romanzo giallo, ci tengo molto al fatto che è un romanzo giallo, è un romanzo divertentissimo, che ha avuto un enorme successo, è già uscito da un bel po', e al quale tengo perché, essendo stato per tanti anni, continuo ad esserlo, il cronista sul Messaggero di Roma e di questa città che io conosco e che amo e che odio e che detesto e che adoro da tanti anni, ho cercato attraverso una storia apparentemente leggera di fare un po' il punto su cosa è successo in questa città. È un libro popolato di ricordi, di fantasmi. Si parla del cinema, della letteratura, del giornalismo, della società, soprattutto della città. C'è qualcosa di autobiografico? Beh, il protagonista sono io, per cui anche se in realtà non ha il mio nome, è un signore che ricorda. E all'interno di un meccanismo giallo, spero attanagliante, in realtà viene fuori tutto un pensiero. È tutto quello che non c'è nel bellissimo film di Sorrentino, La grande bellezza. La grande bellezza è un film formidabile, potentissimo di immagini sulla nostra città, ma forse non spiega bene come siamo. Io ho cercato di riempire questo piccolo vuoto. Il suo rapporto con il mare di Roma, siamo a Ostia. Ma il mio rapporto con il mare di Ostia mi sento qua quasi come un avversario, come in un derby, perché io ho passato la mia infanzia e anche la mia, ahimè, dopo, a Fregene, sono stato anche presidente della Proloco, per cui conosco questo litorale moltissimo, lo amo moltissimo, mi sono impegnato per difenderlo, per migliorarlo, non ce l'ho fatta e me ne sono andato. Qui ha girato molti film insieme con suo fratello. Sì, ho fatto diversi film anche qui a Ostia. Ostia è un posto magnifico, un posto dove ho tanti ricordi, mi ricordo quando venivo da piccolo con mia mamma, mi emoziona sempre venire qua.